Ciao a tutti, ben ritrovati. Aspetto che Facebook mandi un po' di notifiche in giro ad accalappiare gente. Funzioni? Funzioni? Bene, ragazzi, perché questa live oggi? Perché giovedì all'aperitivo di Chiara abbiamo avuto qualche problemino con Facebook e quindi. Oggi siamo qua per parlare, prima ho sbagliato nella live mentre stavo guidando, con Luigi D'Alessandro di Vitruviano Juice, però sono un po' sfasata probabilmente per il viaggio e quindi mi sono sbagliata. Quindi, svapatore dell'anno 2013-2014 all'incirca, produttore di liquidi, adesso aspettiamo Luigi D'Alessandro che si collega con noi, Vitruviano Juice. Parlo, parlo, tu lo contatti perché dovevamo chiamarlo. Giusto, dovevamo chiamarlo, ma comunque, intanto vi saluto ragazzi, ciao Riccardo, ciao Christian. Sì, so che oggi, insomma, è sabato, ore 17 e qualcosa, 17:35 penso, perché ci sono tutti gli orologi che mi si fermano, quindi non lo so mai. Facciamo l'aperitivo di Chiara. Ringrazio anticipatamente. Ovvio, i ragazzi di Svapo Italia che mi dà la possibilità appunto di fare l'aperitivo insieme a voi. Sprizzetto del caso. Ciao Riccardo! E adesso è arrivato Luigi, lo vedo, aggiungiamolo. Finalmente mi dice fai partecipare questa persona. Yeah! Ciao! Buonasera. Buonasera, ce l'abbiamo fatta! Cin! Eccoci qua. Prima di tutto Cin! Finalmente parla. Cin cin. Cin! Buonasera a te e a tutti gli amici di Svapo Italia. Buonasera! Allora, Luigi, visto che le pagine di Facebook scrivono dappertutto del nostro amico Guido, ci prendiamo un minuto per salutarlo prima di partire con la nostra live. Ciao Guido, grazie per aver partecipato attivamente nel mondo dello svapo, ci mancherai. Esatto. Un pensiero a Guido che era sempre presente con la sua allegria, con la sua presenza briosa, veramente un caro amico, un bello e caro amico dello svapo. Che veramente questa notizia ci ha lasciato tutti basiti. E niente, un pensiero a lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre presente in tutti gli eventi, in tutte le fiere, qualsiasi cosa. Quando si parlerà di svapo, ci sarà sempre lui con noi, nei nostri cuori. Questo andava un pensiero sentito e doveroso. Ciao Guido. Ciao Guido. E come anche Guido avrebbe voluto, logicamente, the show must go on, lo svapo non si ferma, lo svapo va avanti e quindi proseguiamo con le nostre cose di tutti i giorni, Esatto. sciocche o meno sciocche che esse siano, fanno parte di noi. Esatto. Carissima, ti trovo molto, molto, molto carina e come dire, se sei tornata da un viaggio già stai così in forma, complimenti. Grazie, è stata la doccia rigenerante. L'ho fatta ghiacciata così mi sono ripresa un attimo. Sono ancora Brava, giovane, tu sai quello che devi fare. a parte la mia, sono ancora giovane, dai. Me la cavo. Indubbiamente, indubbiamente. Ascoltami Luigi. Allora, svapatore appassionato, così hai iniziato ad approcciare il mondo dello svapo. Come è nato Vitruviano Juice? Come sei passato da, passami il termine, cantinaro con il Lo come? Dico, te lo lascio dire. Da cantinaro a Anche perché produttore. se non ci fosse stata quella fase, Magari non sarebbe neanche nato, giusto? evidentemente è così, è così. Allora, brevemente, 6 anni fa, cominciava l'avventura, buttate le sigarette, cominciata questa bellissima esperienza con lo svapo, e di lì a poco ho iniziato a dilettarmi con
la composizione, visto che mia moglie è di famiglia di pasticcieri, mi sono dilettato con l'unione di vari aromi e ho cominciato un poco. Io seguivo il buon Don Camillo all'epoca, i primi Lucky Punk Star, i primi che si affacciavano a fare dei video. Il Santone all'epoca, 6 anni fa, aveva sì e no 100-200 iscritti al suo canale YouTube. Però ci dilettavamo e ci scambiavamo le opinioni, soprattutto sui gruppi di settore. E su quei gruppi ho cominciato a condividere la mia prima ricetta, che era il frontleg, e poi è venuta la grande intuizione del positano. Il positano è nato per voler far assaggiare a chi non conosceva la famosa delizia al limone, far conoscere questo dolce, delle nostre parti, delle nostre zone. Siccome è riuscito particolarmente bene questa mistura, questo insieme di aromi, da lì a poco, insomma, parecchi produttori mi cominciavano a contattare, che volevano sapere se mi faceva piacere entrare in maniera, diciamo così, ufficiale nel mondo dello svago. E grazie anche a mio nipote Emanuele, insomma, abbiamo fondato l'azienda che è la Vitruviano Juice. Solo l'ultima precisazione: perché Vitruviano? Perché Vitruviano, sapete bene, era l'architetto di Leonardo, i disegni di Vitruvio, l'uomo di Vitruvio, l'uomo al centro, insomma, del cerchio perfetto. E io ho voluto riportare questa architettura dei sapori, questo architettare, mettere insieme un po' di aromi, l'ho voluto riportare nel nostro marchio, che è appunto Vitruviano Juice. Salutiamo anche Tutto qua. Emanuele, che insomma Esatto, che da poco è diventato è diventato papà. papà, gli facciamo tanti auguri a Tanti lui, alla sua auguri. compagna ovviamente, e anche allo zio. E Emanuele non è qui con me proprio per questo, perché da pochi giorni si è portato il bebè a casa e quindi sta muovendo i primi passi in questa nuova esperienza di essere papà. Io già lo sono da 22 anni, perché ho un giovanotto, ho un bel Marcantonio. Va bene, va bene, va bene. Bene, Veniamo bene. a noi, facciamoci un altro Torniamo a noi. sorso, perché qua è un po' l'emozione. Hai ragione. Quindi, dopo Front Lake e dopo il Positano, È nato il Don Amalia come tempistica, come cronologia di creazioni. E il Don Pensa che io Amalia, mi che non era ricordo proprio ancora dove ci avevo un dolce collocato. tipico, Pensa che io mi ricordo ancora dove ce li avevo collocati quando avevamo il negozio vecchio. Cioè me li ricordo proprio dove erano, dove li avevo messi e i primi tuoi liquidi. bene. Dicevo, dopo il Positano è nato il Don Amalia, che non è proprio un dolce tipico, ma un insieme di frutti, di frutta secca, di creme pasticcere, che sono un po' tipiche della nostra zona, qui dell'Avellinese, quindi comunque siamo in Campania, però siamo un po' più verso i monti, diciamo, dell'Avellinese, dell'Irpinia, appunto. Dopo il Donna Amalia, è venuto poi il Capri, ed è stata la prima grande esperienza di fiera a Verona 3 anni fa. All'epoca eravamo con Ribilio, e allo stand Ribilio, nel Ribilio Village, e avevamo praticamente l'angolo Vitruviano, dove abbiamo presentato il Capri, che è la replica della torta caprese, nocciola, mandorla, cioccolato, proprio tipica delle nostre zone. E poi l'anno dopo, noi facciamo una cosa alla volta, non presentiamo molti liquidi, diciamo circa uno all'anno. È venuto Amalfi. Amalfi era, ed è ancora, perché per fortuna è ancora molto richiesto, la torta ricotta e pere. Ricotta e pere è stata un po' una sfida, proporre un dolce particolare, a base di ricotta, di questo frutto, polposo e fresco che è la pera, e devo dire anche quello ha riscosso grande successo. Dopo l'Amalfi poi finalmente sono entrati nella famiglia Vitruviano finalmente i tabacchi. E voi sapete bene che ci siamo, diciamo così, ritrovati con l'amico di vecchia data Andrea Colaian di Azza dell'Esir, e grazie ai loro tabacchi, ai loro tabaccosi, abbiamo scelto insieme ad Andrea quale
quali potevano essere i più indicati che si potessero sposare con la fragranza del limone. Abbiamo realizzato con il Turkish di Arzad, abbiamo realizzato a quattro mani il Positano Leaf, il Positano Foglia, che tu hai conosciuto quando ci sei venuto a trovare in fiera a Milano, quell'esperienza che abbiamo fatto a Milano. Ti ricordi? A Live, a Milano. Brava, perfetto. Li abbiamo presentati il Quelli. Positano Leaf e il Don Amalia Leaf, che sono le nostre versioni tabaccose di due nostri master, che sono il Positano e il Don Amalia. E in particolar modo il Don Amalia, che è quello che io svapo quotidianamente, Don Amalia Leaf, si abbina con tabacchi Latakia e Virginia, mentre invece il Positano è solo con il Turkish. E questo è al momento, fino ad oggi, l'offerta, diciamo così, della Vitruviana, se non che si sono aggiunti albori e tramonti, che tu hai già, diciamo, avuto modo di assaggiare e di conoscere, che sono in realtà due bevande. Non derivano da dolci tipici, ma derivano da un tipo di bevanda, un tipo di milkshake che si fa nelle nostre zone. Si fa un po' in tutto il mondo, evidentemente. Però noi abbiamo voluto offrire quello che era la nostra bevanda estiva. Albori è una bevanda di latte e fragole, e il Tramonti è una bevanda con del cioccolato e con dei cereali, sempre unite, insomma, una buona crema di latte. E anche questi, insomma, hanno riscosso un discreto successo. Noi siamo veramente sempre felici e orgogliosi. E volevo dire una cosa, che tutti i vostri prodotti, diciamo che sono molto legati al vostro, al vostro territorio, Certo. no? In modo quasi viscerale, voglio dire. E vorrei che tu mi raccontassi, perché io lo so, ma magari a casa non lo sanno, perché Albori e Tramonti? Il perché dell'Albori e Tramonti è perché, evidentemente, così legati al nostro territorio, la costiera amalfitana, che ci ha ispirato il Positano, l'Amalfi stesso. E perché no, anche il Capri, perché dalla costiera amalfitana ci si affaccia sul mare e si intravede anche l'isola di Capri, no? E quindi questa altra cosa. Essendo così legati al territorio e avendo in serbo ancora alcune sorprese che vorremmo poi dedicare a alcuni luoghi della costiera, ci siamo soffermati per staccarci un attimo da quella che è la pasticceria vera e propria, a questo Albori, che è una località stupenda, particolare, molto piccola. Da un piccolissimo, diciamo così, paesino della costiera amalfitana, al bar del quale abbiamo gustato più di una volta questo milkshake con queste fragole particolarmente succose in questa crema di latte. Lo stesso poi per il Tramonti, perché quale miglior connubio? Un'alba come inizio di una giornata anche di svapo, no? Di goduria svapatoria, se mi consenti. Poi al tramonto, il pomeriggio, sempre su una spiaggia, sulla spiaggia di Tramonti, appunto, che è un'altra località che si affaccia sul mare della costiera, sulla spiaggia di Tramonti il cioccolato e i cereali, perché è un qualche cosa che i giovani, in particolar modo mio figlio Giovanni, ci suggeriva da diverso tempo di fare un qualche cosa di più zuccherino, di più dolce, un po' come la tendenza dei giovani che vogliono questi liquidi particolarmente carichi, particolarmente zuccherini e succosi. E quindi questo insieme, questo consiglio del giovane Vitruviano, del Giovanni, l'idea anche di Emanuele di continuare la passeggiata sulla costiera, ci ha dato l'opportunità, ci ha dato la voglia di cercare e poi di trovare queste due soluzioni, che sono due bevande, una all'alba, nella mattinata dolce, zuccherosa di fragola, e una al tramonto con il cioccolato la sera. Ma ciò non vieta che le cose si Simone, possano invertire. certo, Simone Col scrive: limone. confermo, sono luoghi magici. Ciao a tutti, ma com'è possibile? Non vedi la partita? Hai capito che dice Simone? Com'è possibile? Non vedi la partita? Che chi gioca tra poco? Allora, Simone, da sì, poco alle si è conclusa 7:00 inizia la partita. la partita della Roma. Anche qui E a tra un po' ci Parigi. sarà la partita di Napoli, Juve-Napoli, ma alle 18, quindi ci sta ancora un po' di tempo, no? Abbiamo ancora 10 Eh minuti. sì, Ciao Antonio, tra c'è 10 anche minuti. Rosa, Antonio Merola, ciao Simone, ciao a tutti.
Io non vedo i commenti e gli amici che tu invece stai molto cortesemente salutando e stai Sì, sto salutando perché segnalando. niente ti ho lasciato parlare, però ovvio, essendo una live, è giusto anche salutare chi partecipa, no? Ciao Sandro, ciao a tutti quelli che si sono collegati. E Antonio Filosa scrive: sono buonissimi, li ho provati. Ti È un bacione ad Antonio. chiedo una Allora cosa. abbiamo questi altri pochi minuti, magari per annunciare quello che è il momento adesso della Vitruviano. Da mercoledì posso annunciare in maniera ufficiale che da mercoledì saranno disponibili anche albori e tramonti in formato 10 ml, in formato aroma, Oh, perché noi quindi li abbiamo presentati scomposti e adesso abbiamo, vista la grande richiesta, anche albori e tramonti da mercoledì di questa settimana saranno disponibili nella versione aroma concentrato 10 ml e benissimo, questa è completano la nostra linea. la vostra linea. E quindi questa è la novità, giusto? O ci sono altre cose in cantiere? In cantiere, non in cantiere, proprio cioè pronto. Pronto da presentare, stiamo rifinendo veramente il filmato di presentazione. Ci siamo ancora un attimo soffermati sul nome da dare al nuovo liquido della Vitruviano e ti lascerò con una frase che farà capire benissimo di che cosa sto parlando. Io ce l'ho qui e me lo sto svapando in questo momento, l'ho testato tutto il mese di agosto per avere un'idea precisa di quello che potesse essere. È una cosa tipica partenopea, è una cosa tipica delle nostre zone. Non potevamo esimerci, non potevamo sottrarci a questa grande richiesta. Perché ti lascio con questo, se mi consenti, così tutti gli amici capiranno di che cosa si parla, di che cosa la Vitruviano Juice tirerà fuori Carino. da qui a una decina di giorni. Diciamo che per Venezia è pronto. Quindi ci Napoli. vediamo a Venezia. Ricordo. Sì, Venezia. Posso dirti questa frase? Si dice dalle Certo. nostre parti, si dice dalle nostre parti che Napoli tre cose tiene belle: o Vesuvio, o sole e sfugliatelle. Questo è il prodotto che io andrò a frullare, maciullare, impastare affinché si possa avere, sempre per dare un'emozione in una nuvola di vapore, una bella sfogliatella. Però il nome del liquido ancora non l'abbiamo deciso. Queste sfogliatelle napoletane, che sono il dolce forse più conosciuto al mondo, per quanto riguarda Assolutamente. Napoli, abbiamo finalmente calibrato quello che è il gusto della sfogliatella. E lo presenteremo da qui a pochi giorni. Tutto qui, Chiara. Pochissimi giorni. Pochissimi giorni perché ricordiamo che la Fiera Venezia è il 13 e 14 ottobre. Quindi Brava. correte tutti quanti a Venezia così ci saranno le novità di Vitruviano. E assaggeremo questo liquido alla sfogliatella. Esattamente, esattamente. Finalmente siamo riusciti a Dolcissimi realizzare quello a che è il nostro desiderio. sfogliatella. E Simone ha scritto: Albori è fantastico, ma Tramonti ha il pregio di essere il primo cioccolatoso che ho svapato compulsivamente. Ha scritto Simone. Quindi Bene, non Simone, si sa ancora grazie. il nome, ma il liquido è già pronto, giusto? Certo. Antonio Filosa ha scritto il nome Afrol. Può essere, Simone, è una delle cose alle quali stavamo pensando. Potrebbe essere anche Antonio l'ha scritto Afrol. quello. Antonio, me l'aspettavo da Antonio un suggerimento del genere. Perché sai che la sfogliatella a Napoli si distingue tra, ci sono anche altre varianti, però c'è la frolla di cui parlava Antonio e c'è la riccia, che è la più conosciuta, la più classica. Sì. Poi c'è anche qualche variante con crema pasticcere amarene che si chiama Santa Rosa. Mi sto leccando i polpastrelli, ma vi assicuro che da qui a poco vi leccherete i baffi, vi leccherete le labbra per il gusto del nuovo liquido. Che avrà la novità.
Quindi al momento c'è un punto di domanda, ma a breve sapremo di cosa si tratta. Ascoltami, allora i vostri prossimi appuntamenti come Vitruviano Juice, ci sarà la Fiera Venezia, quindi 13 e 14 sarete a Venezia e poi... Poi ci sarà Roma. Ci sarà Roma il B2B, no? Sì. E lo Svapo, Svapo Pro. Che è a novembre, se non sbaglio. Novembre, sì. E a novembre, quando è a novembre il Vapitali Pro? 18. 18, no, sì, 18 e 19 novembre, se non sbaglio. E avete qualche No, appuntamento ma all'estero figurati. o no? Come? Se avete qualche appuntamento all'estero, c'è la prossima fiera. Settimana non so se voi ci sarete, io domando perché non so. Io personalmente no, però sicuramente Vitruviana è rappresentata. Non so se Emanuele riesce ad andare fisicamente, ma comunque ci saremo sempre, perché riusciamo comunque a esserci, grazie agli distributori, riusciamo sempre ad avere lo stand Vitruviano. Io personalmente no, perché sto ancora così così, però ci sarò sicuramente a Venezia e poi a Roma. Roma. Bene, allora, quindi mi lasci intanto con questo dubbio e vuoi far salire la scimmia su quello che sarà il prossimo liquido, giustamente, giustamente. E il tempo credo che stia per scadere, inizia la partita importante di oggi. Sei stato fantastico, quindi so che mi hai fatto un gran regalo, cioè invece di prepararti per la partita psicologicamente, sei venuto qua in live con me all'aperitivo di Chiara. No, ma ci tenevo anche perché l'altra volta, purtroppo, per problemi tecnici dovuti al mio apparecchio telefonico, ho dovuto rispolverare un vecchio apparecchio pur di riuscire ad esserci. Ma che vuoi fare? Vedendo poco, sto sempre con la testa nei liquidi a pensare a che fa. Un poco c'è anche qualche anno, vedi la barba bianca, Mamma mia, e quindi, e un po' era vabbè. il telefono. E un po' era il telefono soprattutto, vabbè, ma quelle cose Vabbè. capitano, si sa che in live ci sta l'imprevisto. Abbiamo risolto, io vorrei mandassimo un altro saluto a Guido prima di salutarci. Certo, E anche ti ringrazio per essere stato qui con me, ti ringrazio nuovamente e ci vediamo quindi a Venezia. senz'altro, grazie, grazie Chiara, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito. Un bacione. Grazie a te Luigi, grazie e salutami Emanuele. Senz'altro, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Bene ragazzi, l'aperitivo di Chiara lo siamo riusciti a fare questa settimana e abbiamo recuperato in calcio d'angolo, visto che tra poco inizia la partita. E vi ricordo che potete guardare la live, oltre che su Facebook, su Swap Italia, anche sul mio profilo e su YouTube, perché sono tutte salvate su YouTube. E quindi ci vediamo giovedì prossimo con altre novità. E la prossima settimana poi faccio la live con voi e poi porto per Parigi. Antonio, vi saluto dopo aver condiviso. Grazie. E Chiara, sei bravissima, simpaticissima, molto professionale. Complimenti. Grazie Antonio, troppo gentile. E saluto tutti, ringrazio sempre Svapo Italia, ringrazio, faccio sempre gli onori di casa, spero. E grazie ancora per darmi questa opportunità, vi mando un bacione a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana, ciao!